Non si danno per vinti i comitati referendari dopo il no del Consiglio regionale alle loro 3 proposte referendarie che mettevano in discussione la riforma degli enti locali e della sanità, annunciano una mobilitazione generale a sostegno di tutti i referendum e contro quella che, riuniti in conferenza stampa nella sede della provincia Udine, hanno definito una vera ingiustizia. È un torto che ci è stato fatto proprio dalla Regione non darci questa libertà democratica, questa prova democratica, e ribadiamo, se loro sono tanto sicuri delle loro riforme, perché hanno paura di dare la parola ai cittadini? Ci sarà una grande manifestazione il 20 settembre a Roma, dove confluiranno tutti i comitati che difendono la sanità. Il sindaco di Rivignano Teor, Mario Anzi, la portavoce del comitato a sostegno dei 2 referendum per l'abrogazione delle UTI e per la creazione delle province autonome del Friuli e di Trieste, invita i friulani ad esporre fuori dalle proprie case in segno di protesta la bandiera del Friuli e annuncia di essere pronto a dare ancora battaglia con una nuova raccolta di firme per costringere il Consiglio regionale a ripronunciarsi o in alternativa con ricorso alla giustizia. Stiamo valutando assieme a uno staff di avvocati la possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario, dovrebbe essere quello di Trieste, e quindi abbiamo, diciamo così, la capacità tecnica per sostenere quello che secondo noi è un diritto negato, una decisione antidemocratica con cui di fatto la politica ha messo il bavaglio ai cittadini. Dal presidente della provincia di Udine, Fontanini, tra i firmatari dei referendum sulla riforma degli enti locali, il richiamo su un'anomalia che, rimarca, è solo del Friuli Venezia Giulia, unica regione dove a decidere sull'ammissibilità dei referendum è il Consiglio regionale e dunque un organo politico-amministrativo, sottolinea Fontanini, ricordando che nel resto d'Italia il compito spetta invece a una commissione di esperti. E parliamo della chiusura del punto nascita di Latisana e della situazione in generale dell'ospedale, perché questi temi erano al centro del Consiglio Comunale convocato proprio a Latisana. All'assise ha partecipato, come possiamo vedere dalle immagini, anche la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, che insieme all'Assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, hanno appunto parlato della situazione che riguarda il punto nascita. Serracchiani ha sostenuto che non c'erano più le condizioni per tenere aperto questo punto, una scelta, ha detto la Presidente del Friuli Venezia Giulia, presa indipendentemente dalla riforma regionale della sanità, perché ci sono dei parametri di sicurezza, dei parametri tecnici che vanno rispettati. Nel corso dell'assemblea sono stati presentati diversi dati, su questo punto Serracchiani ha lanciato la proposta di istituire un tavolo politico per confrontare i vari numeri, un passaggio propedeutico per parlare poi del futuro del nosocomio, e su questo aspetto Serracchiani ha detto che l'ospedale di Latisana potrebbe diventare l'ospedale dell'urgenza e delle emergenza. Come vediamo dalle immagini, prima dell'intervento di Serracchiani ci sono state delle proteste anche dei comitati che si oppongono alla chiusura al ridimensionamento delle strutture ospedaliere a seguito della legge regionale di riforma del settore, che hanno fischiato e contestato la Presidente della Regione. Cambiamo argomento. 6 mesi fa il